Le neuroscienze ci spiegano che le emozioni regolano lo sviluppo intellettivo. Ne consegue che per essere efficace l'insegnamento deve includere la dimensione emotiva. E se questo vale per tutti, è ancora di più valido per bambini e ragazzi con bisogni speciali. Disturbi dell'apprendimento, madrelingua diversa, disturbi cognitivi, deficit dell'attenzione. La maggior parte delle spiegazioni scivolano addosso se non sono accompagnate sul piano emotivo. Ma i bisogni speciali sono tanti e assai diversi tra loro. Come affrontarli? La fiaba può essere la risposta giusta. Ma attenzione, perché l'uso della fiaba in didattica non può essere lasciato all'improvvisazione. Servono competenze specifiche.